sottile filo dorato di sogni e il viaggio, tra paure scoperte, emozioni dell'incerto che ci attende. Mentre vediamo oltre i vetri di quel treno il tempo che va, come le immagini dei ricordi e il passato che ti implora di non diventare tale. E in te i nomi delle cose e delle persone, la voglia di andare pari alla voglia di restare. Tutto in equilibrio sul destino, incerto, scontato, oppure no. E il viaggio, il tuo, una vita a un istante, una domanda che cerca risposta. Non mentite, occhi, se mai prima d'ora ho visto questa terra. Bugiardi siete, come quest'aria che prepotente mi appare, non sconosciuta. E musica, musica che inganni e confondi la mia mente. Ecco di voci. Non mentite, occhi, ma chi siete? Se mai prima d'ora ho visto questa terra. Ma chi sono? Bugiardi come quest'aria che prepotente mi appare, non sconosciuta. Balardo! No, t'ammazzo Gesù! No, Dio, dammi la forza! Non farlo! No! No, t'ammazzo! Bastardo! Dio, che mi hai fatto? Dio mio!
No, non è possibile. Brigante facemma paura. Lasciala stare, non la uccidere. Portiamola da Anita. Simma brigante facemma paura. E tu chi sei? Rispondi! Portatela dentro! Ci penseremo dopo. Basta, lasciatemi! Basta, lasciatemi! Ah! Del CD, incidente stradale mortale nella città di Lavello. Abbiamo qui il signor MC Jerry, sempre presente a queste situazioni particolari. MC Jerry, cosa ci dici in merito? Bene, io sono qui come vedete per dare dei consigli ai giovani di oggi che comunque stanno dietro l'alcol, si alcolizzano e fanno uso di droghe. È ora di smetterla, perché questo è quello che succede purtroppo oggigiorno. È diventato difficile davvero vivere. Bene, e questo è il messaggio che MC Jerry manda costantemente attraverso la sua musica, la sua arte ai giovani. Siamo qui dinanzi ad un incidente veramente mortale. Si poteva evitare questa strage. Devono stare più attenti, devono bere di meno, dare conto più alla vita, perché in un secondo si nasce, in un secondo si muore. Sai come si vive e sai anche com'è il dolore. Sai come si vive, MC Jerry. Regia è tutto. Ci ha lasciato, povero ragazzo. Ragazzi, non preoccupatevi, noi abbiamo dato il massimo. Purtroppo, che serva da lezione.
per tutti coloro che si mettono alla guida in stato di ebbrezza. Sai, sto bene solo a pensare che si può uscire senza farsi del male. Ci si può scherzare senza drogare oppure alcolizzare, rimanere normale, non farti portare nell'angoscia totale. E sappi gestire la tua vita speciale, ma dagli del tu, non dagli del lei. E spingi il tuo destino a rimanere come sei. Le persone come te, che non conta fino a tre, che mi parlano di sé, come raccontarlo a te. Giorno dopo giorno si domandano il perché, ma da oggi in poi lo sai, puoi contare su di me. Sai come si nasce, sai come si muore, sai come si vive, sai come il dolore. Un secondo per agire e poi soffrire, un secondo per capire e poi morire. Arrendi, maledetto pretendi. Consapevole per quello che mi resta, vivi in questa vita quanto male ti calpesta, di portare gloria nel momento di tempesta, devi sopportare fino a quando mal di testa, resta sempre audace e confonde chi è mediocre, ti parla e ti racconta solamente delle storie, se le porta il vento, fai un passo indietro, ascolta non ti sento, nascondi dietro un vetro, parole su parole che per me non fanno piega, resta ad ascoltare mentre il professore spiega, non perdere del tempo, dacci sempre dentro, ma non pensare a lungo. Dopo me ne pento. Le persone come te, che non conta fino a tre, che mi parlano di sé, come raccontarlo a te. Giorno dopo giorno si domandano il perché, ma da oggi in poi lo sai, puoi contare su di me. Sai come si nasce, sai come si muore, sai come si vive, sai com'è il dolore. Un secondo per agire e poi soffrire, un secondo per capire e poi morire. Arrendi, maledetto pretendi, comprendi come non senti. Ci possiamo divertire senza avere malafine. Tre per decidere ma quattro per soffrire. Puoi pensarci bene, una vita da sorridere. Ogni mattina che mi aspetta questo sole, grazie a quel signore che mi dà questo splendore, di tornare a casa come dopo questa festa. Con gli occhi ben aperti ragiono con la testa, senza consumarla, no, non buttarla. Non è la vita eterna ma non si può gettarla. Correre più forte senza avere limiti, l'alcol ci tradisce, ci sono dei pericoli. Ma non comprendi, basta con il pianto. Si ferma l'orologio dopo questo schianto. Sì? Pronto? Sì? Sì? Antonio! 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 Cosa? Come on.
baciando, perché da così non potici, non ci pensare a passare. Moje timbe de metro grande, e una preghiera la da salvare, perché Mauroci te ne fa. Questa sera vi raccontiamo una storia, anzi parte di essa. Una storia scritta in una notte dalla nostra autrice, su richiesta per questa festa. Madonna, mi tengo una fama e questo non ci stai mai. Non ci stai mai in da sta cosa. Quando si muove a venire? Quando? Madonna mia, Madonna mia, ti posso la guarda? Mamma mia, mo mi fai morire di goccia, tu mi fai morire qualche giorno. E mo muro se non accedono a te, mo muro! E su tu che mi fa morire a me, mi fa morire di fame, mi fa morire! Va vedo, mo di trovare una giornata, che mo è tempo di metto. Va vedo, che qua non si può più mangiare, invece sta sempre assettato. Sto vagabondo. Che è? Chi? Ammetto. Tu non sai con chi parli. E che parli chi? Io, impiegato statale, secondo te che mo va che ammetto, che ormai andava a terra, andava a polvere, ha sudato culletto della camisa. Tu non sei buono, ma a te. Ha parlato l'impiegato! Ma ha parlato l'impiegato! E via sento a quella mamma, via sento! Che mi ha detto a me, non ti prendo l'artino, che muore da fame! No, voglio l'artino! E invece no! Mi era pigliato un cafone, uè, un cafone! Ma tenevo un palazzo, tenevo! Invece qua, morimmo da fame, da sta casa, morimmo da fame! Madonna mia, questo sarà Don Giuseppe. C'è qualcuno in casa? Madonna, della che non ci stiamo, della che non ci stiamo. Della che non ci stiamo. Ma ne marratrà? Sì, della che non ci stiamo. C'è qualcuno in casa? Don Giuseppe, scusatemi, ma qua in casa, dentro casa, non c'è nessuno. Ma cosa dici, Maria? Non c'è nessuno e sto parlando con te. Don Giuseppe, scusate, ma io sono in casa, ma è come se non ci fossi. Buongiorno, suova. Don Giuseppe, le scuse me le disturbo, ma le dovevi andare a girusar? Il rosario? Ma non so da suora. Dove devo andare. La Churandunè dove si trova? Bene, suora, per il rosario più avanti da Ciandunet, più avanti, suora. Sì, sì, la porta di fronte. Che le Giovanotto, che le benedetto! E che bella sua mamma! Grazie, suora! Ma lei aspetta un putè! Suova! No! Lei aspetta un putè! Suora, non c'è nessun putè! Vado a pregare, suora! Suova, devi pregare! Che? Sì! E va a pregare, va! Sì. Vai, suova, va! Da dove? Di là! Quella porta là! Ma no, lui non si intravede. Ah, meno male. Antonio. Tranquilla, non ti preoccupare. Antonio, vedi le stelle, Antonio? Che belle. Ma veramente è giorno. Antonio. Amore, ma che fai? Oh, no, niente. Dicevamo. Questo è per te. Oh, per me. Antonio, vediamo. Ti piace? Che bello, Antonio! E ora siamo veramente fidanzati! Grazie, bellissimo! Bello, Antonio! Come mi sta bene! Bellissimo! Beh, non faccio niente! Sono proprio contento! Madonna pure sono proprio contento di quella figlia Lucietta! Speriamo solo che è un bel uaglione! Madonna, veramente! Speriamo! Che è un bel uaglione!
Speriamo che non abbia la sorta a me. No. Arre! E oggi ho trovato la porta aperta e sto tra sotto. E tu solo perché vedo la porta aperta fai la padrona di casa, che vuoi? Io voglio sapere solo come c'ha. Shambu. 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 Basta che shambu. A posto.